tempo per completare tutto l'iter di convalida, quindi per svolgere le tre attività che ho descritto prima, è all'incirca di un paio di mesi. Dipende dalla disponibilità dei prodotti e dei campioni da parte del cliente, dipende anche un po' dai metodi scelti. In particolare c'è un metodo che viene però di solito utilizzato sui principi attivi che richiede un po' più di tempo. All'incirca andiamo, nella migliore delle ipotesi, da un minimo di un mese e mezzo, alla peggiore delle ipotesi a un tempo di tre mesi e mezzo. No, il certificato di irraggiamento non è un certificato di sterilità, è un certificato che dimostra qual è stata la dose assorbita dal prodotto e quindi non è valido a livello legale sul mercato per dimostrare la sterilità del prodotto. Per dimostrare che il prodotto è sterile, il certificato di irraggiamento deve essere ovviamente supportato dalle attività di convalida precedentemente descritte.